gli anziani come me, io sono anziano, che mi guardano così come dire, ma in effetti a loro tutta questa cosa gli può interessare? La crisi gli interessa. Abbiamo 12 milioni di pensionati, 12 milioni. Che la crisi a voi vi tocca poco, perché siamo in stagflazione, i prezzi scendono, quindi fate la spesa con un po' di meno. Vai in vacanza col 30-40% di sconto, quindi la crisi è meno crisi per un pensionato che prende soldi senza essere produttivo. Lo è stato produttivo, ma adesso prende solo i soldi del frutto del suo lavoro, ma prende ciuccia soldi. 12 milioni sono in Italia, 12 improduttivi che prendono soldi che la crisi li va così e così. Ci aggiungiamo 5 milioni di impiegati statali. Oggi, 3 giorni fa, la Sicilia ha assunto 200 impiegati alla regione, 200 in più. Cosa ne frega un impiegato? Prende lo stipendio, fa la spesa con meno, va in viaggio col 30-40% del giorno. Quindi per 17 milioni la crisi gli va così e così. Va bene, però siamo 60 milioni. E se ci metti 17, poi ci aggiungi 6 milioni 7 di disoccupati, 9 milioni di precari. Ci metti gli infortunati, gli invalidi, i ragazzi sotto i 18 anni, i senza lavoro cronici e i napoletani, che cazzo ce ne va? Chi è che lavora? Oggi lavorano in Italia 6 milioni di eroi, 6 milioni di piccoli imprenditori, 6 milioni di negozianti, di commercianti, 6 milioni che devono pagare l'IVA quando mettono la fattura, devono pagare l'anticipo delle tasse e i soldi li prendono a 250 giorni. Parlo di artigiani, di gente così, eroica. Quindi non può stare in piedi questo paese, bisogna rovesciarlo bonariamente, con idee. Noi siamo delle liste civiche, loro fanno le liste civiche, non è un movimento di ideologia, sono morte le ideologie. I partiti si sono estinti, questo è un movimento non di ideologia, è un movimento di idee. Loro portano, vogliono fare di questo comune, che potrebbe essere 5 stelle. 5 stelle significano cose straordinarie, idee. Una stella, l'acqua deve rimanere pubblica, non deve essere gestita da un SPA quotata in borsa. Non fatevi prendere per il culo. L'acqua. L'acqua non è solo quella che bevi. Il 70% dell'acqua potabile viene usato anche nella vostra agricoltura, e di quel 70% del consumo dell'acqua del mondo in agricoltura, il 40% la buttate via. La buttate via perché non avete tecnologie, perché non c'è a spruzzo, a pioggia. Andate in Israele, andate nei posti dove l'acqua è preziosa perché non ce l'hanno. Andate a vedere come annaffiano. Un tubo sotterraneo sotto alle radici. Ogni radice di pianta ha una zolletta di gesso che si imbeve di una goccia d'acqua e tiene l'umidità 3 giorni. E vedi le piante rigogliose dentro il deserto. Andate l'acqua, non la sappiamo neanche gestire, perché sono ignoranti quelli che gestiscono queste cose, ignoranti fino all'osso. Le case, il 40% della nostra acqua potabile se ne va nei gabinetti. Ma è mai possibile? Ma andate a vedere come progettano le case in Cina, in Israele. 40% dell'acqua potabile, 9 litri d'acqua per fare pipì, 12 litri d'acqua per la cacca. Tu tiri 12 litri per far andare uno stroncetto, magari così quel giorno non ne avevi neanche voglia, uno stroncetto nel tubo, e il tubo mentre gira, il stroncetto gira nel tubo, è lui che si fa una domanda e dice: chi è lo stronzo nel tubo? E non è lui. Le stelle, e non investire più nell'automobile. Avete 3 macchine a testa, avete la più grande concentrazione di macchine enormi, perché non avete i centri, non avete convivialità, avete strade fatte per le macchine, supermercati per la spesa, non avete piazzette dove riunirvi, bisogna essere conviviali, puntare sulla convivialità, non sulle automobili, piste ciclabili fino a Treviso, piste ciclabili larghe 4 metri, con le piste per le macchine di 2 metri, non dare più il privilegio all'automobile che è morta! Traffico elettrico, piccoli mezzi, energia, eolico, solare, siete pieni di sole, siete pieni di verde, avete l'acqua, potete fare il geotermico, scaldare le vostre case con una sonda,
a 40 metri, 50 metri ai 20 gradi, butti giù un tubetto con dell'antigelo, viene su quei 20 gradi, te li porta in casa, un riscaldamento a pavimento con un tubetto, una pompa di calore, c'hai 40 gradi sul pavimento e c'è l'aria condizionata in estate, c'è il raffrescamento. 45 gradi ce l'hai nei sanitari con una pompa di calore, e la pompa di calore va con un compressore, e il compressore elettrico con cosa lo facciamo andare, il compressore elettrico? Con i pannelli solari, il ciclo si chiude e mandi a fare il culo l'Enel, l'Eni, che sono i veri casalesi. Queste sono le idee. Voi potete fare tutto, siete un piccolo paese, siete straordinari, siete artigiani, ci sono delle menti eccelse qui, menti eccelse che fanno delle cose straordinarie. Potreste sperimentare tutto, dall'energia alla mobilità, ma ci vuole la conoscenza. Quindi nel vostro paese, il vostro comune, se ha 5 stelle, vi deve dare l'accesso alla rete. Alla rete, l'accesso deve essere libero e gratuito. La conoscenza deve essere libera e gratuita, poi paghi i servizi. Ma l'accesso alla rete, l'etere, non può essere un monopolio l'etere.